Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni venerdì, ci andiamo a guardare la promo rilasciata su FIFA e si tratta, penso, della promo migliore dell'anno, ovvero il World Cup Phenoms con dei giocatori pressoché devastanti, delle chicche veramente pazzesche. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere chi è uscito. A sorpresa, Rafa Leao. Carta, ricordiamo, questa statica che non si uppa qualora dovesse proseguire il Portogallo, rimane sempre 91, è una promo questa appunto di giocatori statici, quindi non dinamici. Attaccante e non esterno, ma la cosa che più finalmente ci fa sorridere è Leao che prende la quinta di skill come di solito succede col Tozzo di fine stagione, quindi 5-4 per lui rispetto alla versione Potm, finalmente upgrade considerevoli perché prende più 3 di velocità, più 4 di tiro, più 3 di passaggio, 2 di dribbling, 4 di difesa e 4 di fisico. Un cavallone di 1,88 m che domina sia in fascia che in punta, secondo me a questo punto con il 5 di skill, ma in fascia veramente risulta imprendibile. Peccato che abbia 87 di agilità e 90 di forza, perché quindi non si riesce a fare quella differenza di 14 che ti permette di avere Lengthy, però Leao sicuramente sarà una delle carte più costose, più rare e anche più forti all'interno di questa nuova promo. Il secondo giocatore è Jude Bellingham, anche lui un fenomeno incredibile, 4-4, alto alto di workrate, 1,86 m, tutti ci ricordiamo quanto era sbroccato Bellingham l'anno scorso. Rispetto alla carta IF prende più 5 di velocità, più 4 tiro, 4 di passaggio, 4 di dribbling, 5 di difesa e 4 di fisico, quindi un giocatore che non può cambiare in questo caso però lo stile di corsa, rimane sempre con controlled con tutti gli stili di intesa, gli andiamo ad applicare quindi i soliti ombra, ancora eccetera. Passaggi della Madonna, agile con l'L2, statistiche difensive top, soprattutto l'intercetto e la mentalità difensiva. 91 di aggressività che combinato con l'alto alto lo rende praticamente onnipresente in mezzo al campo. 80 di forza, questo preparatevi perché ve lo ritroverete contro, penso contro almeno il 70% delle squadre se siete in divisione elite o comunque anche in weekend league quando beccate la gente che l'avrà sculato, perché costerà l'ira di Dio una volta assestato il prezzo. In Serie A il secondo giocatore che troviamo è Lautaro Martinez, che rispetto all'87 prende dei boost un po' più esigui rispetto agli altri, più 2 velocità, 4 tiro, 4 passaggio, 2 dribbling, 1 di difesa e 3 di fisico. Rimane 4-4, però onestamente qui abbiamo il solito problema di un giocatore che non è così scattante perché è 1,74 m per 88 di forza, non ha queste grandi statistiche per quanto riguarda la velocità, non può cambiare lo stile di corsa, ha poco passaggio. Onestamente magari in un attacco a 2 ce lo andrei a piazzare, ma non credo che costerà neanche tanto. In Serie A non è la punta di diamante sicuramente, perché adesso tutti quanti si dovranno mettere dietro quel Rafa Leao che carrierà tantissimo nel reparto offensivo. Un altro giocatore clamoroso è questo Pedri, che può cambiare stile di corsa con artista, motore e finalizzatore, quindi da controlled passa esplosivo, cosa che io vi consiglio sempre di fare. Skill 5, quindi upgrade, 4 piede debole rispetto alla carta 86, più 3 velocità, 7 tiro, 2 passaggio, 2 dribbling, 6 difesa, 6 fisico. Alto alto anche per lui il workrate top, veloce, passaggio della Madonna, agile con l'L2, pecca leggermente nelle statistiche difensive, pecca anche un pochino in forza, però questo giocato come mezzala in un centrocampo a 3 dove magari non lo dovete far gravare troppo come peso difensivo ma lo lasciate più libero di creare, lasciate perdere, questo veramente tanta tanta roba, e anche lui si appresta a dominare il meta. Così come si appresta a dominare il meta mio padre Eder Militao. 84 la sua ultima versione che era quella oro, prende un +1 in velocità, più 5 di passaggio, 4 di dribbling, 3 di difesa e 4 di fisico. Mi fa un po' rabbia il workrate che è normale, però ragazzi miei è velocissimo e su questo ovviamente non ci piove. Prende Lengthy con ancora architetto e cannoniere, c'ha dei discreti passaggi, è agile, statistiche delle difensive della Madonna, 88 di aggressività, 83 di forza, questo si candida ad essere come minimo top 2, top 3 dei migliori difensori su questo videogioco, in più è anche facilmente ibridabile visto che è brasiliano del Real Madrid. Clamorosa questa versione di Eder Militao, veramente fenomenale. Saka 4-4, prende upgrade per quanto riguarda stelle skill e piede debole, 1,78 m rispetto alla carta 83, più 6 di velocità, più 8 di tiro, più 4 di passaggio, 4 di dribbling, 2 di difesa e 9 di fisico. Per un giocatore che secondo me va a rimpolpare tanto un reparto come quello degli esterni destri,
in Premier League, dove al momento c'è solo Salah che però ha la pecca del piede debole, quindi questo è un po' più completo, ha un buon passaggio corto, ovviamente è molto molto veloce, può diventare esplosivo con tutti gli stili di intesa principali, è molto agile, non ha tanto di forza, quindi anche col body type che ha, palla al piede si muove bene, visto che è lean. Non credo costerà neanche tanto, onestamente, a meno che non verrà ipato per colpa del rendimento al Mondiale dell'Inghilterra, ma occhio su questo Saka che è molto caruccio. Questo è un altro, raga, io che vi devo dire? Achraf Hakimi, clamoroso, 4-4, velocissimo, un fulmine, ci voleva una carta speciale di Hakimi quest'anno per dare un po' battaglia a Walker, che al momento lì a destra era dominatore incontrastato. Più due velocità, tre tiro, tre passaggio, tre dribbling, cinque difesa, quattro fisico. Se becca, ovviamente la velocità di un fulmine. Non cambia stile di corsa, ma poco ci importa, perché già 1,81 m con un 95 di scatto e un 93 di accelerazione, poco gli serve. 85 di agilità, statistiche difensive top. Pecca leggermente in aggressività, però insomma, raga, questo è un factotum. Lo potete schierare nella difesa a 4, a 5 e ve lo potreste reinventare anche a centrocampo se magari volete spostarlo. Ovviamente come ruolo secondario può fare l'ADA, quindi non è che ve lo potete mettere in posizioni strane, però clamoroso anche Hakimi. Così come è molto molto interessante questa carta di Camavinga, rispetto alla versione 79 prende più 9 di velocità, più 7 di tiro, 8 di passaggio, 9 di dribbling, 7 di difesa e 8 di fisico. È un 4-3 alto alto anche lui di 1,82 m, quindi veloce perché è molto veloce con le statistiche messe così, con 84 all'accelerazione e 85 di velocità a scatto, rimane controlled, ha dei passaggi della Madonna, è agile, si muove bene, ottime le intercettazioni, buona la mentalità difensiva, tanta roba l'aggressività e anche la forza in questo caso. Questa è una specie di Bellingham senza il 4-4, bene o male, ovviamente è più facile da ibridare perché è francese di Liga Spagnola e attenzione perché il prezzo sicuramente non sarà basso di questa carta qua. Takefusa Kubo, versione speciale del giapponese del Real Sociedad che rispetto alla versione 78 prende più 8 tiro, 8 tiro, 8 velocità, 9 di passaggio, 8 dribbling, 8 difesa e 9 di fisico. 4 skill, 4 piede debole, un fulmine, buono il passaggio corto, agilissimo, non ve lo sto manco a dire. Questo, qualora dovesse servirvi magari un giocatore in liga, fa assolutamente il suo. Però, secondo me, è più spostato in fascia che chiaramente da trequartista. Se prima militava era mio padre, questo Kondé è mio zio, perché guardate qui che carta c'ha. Rispetto all'84 prende più 2 velocità, 1 tiro, 7 passaggio, 2 dribbling, 2 difesa e 4 fisico. 3-3 in questo caso alto alto di work rate, anche se il problema di questo Kondé è un po' l'altezza perché è 1,81 m, ma è un fulmine, è velocissimo. Ha dei buoni passaggi, ha 90 di corto e 82 di lungo. Diventa lengthy con ancora architetto e cannoniere. Agile con l'L2, statistiche difensive incredibili. Buona la forza, pecca leggermente in aggressività. Però insomma, anche lui francese della Liga, del Barcellona, stra ibridabile, costerà un occhio della testa fortissimo. Guendouzi anche quest'anno è riuscito a prendere una carta speciale, rispetto all'80 se prende 8 in più di velocità, 14 di tiro, 6 passaggio, 6 dribbling, 7 difesa e 6 fisico. 1,85 m, 4 skill, 3 di piede debole, normale alto il work rate, è abbastanza veloce, ha un buon passaggio corto, anche un buon passaggio lungo, non cambia lo stile di corsa, buona anche la statistica di intercetto 91, buona la mentalità difensiva, tanta roba l'aggressività 90, 81 la forza, questo qua pazzesco. Anche abbastanza facile da ibridare perché francese in Ligue 1 con i vari Mbappé, Neymar, Messi eccetera lo si ibrida, si può giocare sia difensivo che anche un po' più offensivo da mezzala perché è un Gullit Gang, cioè ha tutte le stats sopra l'80. Giovanni Reina 4-2, onestamente inglese del Borussia Dortmund, insomma lascia un po' il tempo che trova in questo caso, sì ok è veloce, sì ha buone stats di tiro, di passaggio, ma molto difficile da piazzare in campo. Cosa che invece non vale per questo Tilo Kehrer, che è un giocatorino assolutamente niente male. Diventa lengthy con ancora architetto, che sono diciamo gli stili di intesa più applicati. 3 skill e 5 di piede debole, 1,86 m, normale normale come Militao il work rate, veloce, buoni passaggi, 80 di agilità, stats difensiva molto alte, 90 di forza, 87 di aggressività del West Ham, quindi Premier League. Ocio anche a questo Kehrer, perché potrebbe essere una hidden gem, un po' un Joe Gomez. Versioni speciali più alte degli altri anni. Questo
Damsgaard, anche qui 4-3, non purtroppo un fenomeno, nonostante sia veloce, abbia dei buoni passaggi, un po' dribbling, quel 3 di piede debole lo penalizza, onestamente non mi sento di consigliarvelo. Così come peccato per questo James, che rimane 3 skill, 4 piede debole, perché qualora fosse stato 4-4 sarebbe stato molto interessante. Però è un giocatore velocissimo, molto agile, dotato di un bel body type, che può giocare sia a sinistra che a destra, quindi qualora vi serve magari un esterno veloce un po' più cheap, perché non credo che costerà tantissimo, potete tranquillamente portarvi a casa lui, che secondo me ne sa. Chiudiamo con David, che è un obiettivo, quindi fossi in voi io lo sbloccherei sempre, che diventa pure lengthy, non si sa mai, ve lo tenete nel club, è un 3 skill 5 piede debole canonico. E poi abbiamo questo Frimpong, anche qua, qualora non dovesse costare tantissimo l'SBC, al momento il prezzo si aggira infatti sui 100k, è un terzino destro olandese di Bundes che magari in futuro per linkare qualcosa potrebbe tornare comodo e magari ve lo sbloccate e ve lo tenete là. Raga, per questa promo è tutto, fatemi sapere nei commenti se siete hypati, io onestamente finalmente mi sono gasato per dei giocatori nuovi, quale vorreste vedere provare per primi? Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, quindi lì vedrete sicuramente qualcuno di questi testati. Io non mi resta altro che augurarvi una buona serata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!